Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Comincia un'estate tutta da vivere alla lavanderia a vapore di Collegno. Riparte il Flowers Festival con tantissimi nomi. Si parte dal 29 di giugno di Gue. Facciamoci raccontare tutto dal direttore artistico Fabrizio Gargarone. Benvenuto su GRP. Ciao. Eccolo. Come stai, Fabri? Sto bene. Quando ti sento sono contento. Ma che bello. Sei super positiva. Sei l'estate fatta a voce. Ma grazie. Vero. Tra l'altro noi ci conosciamo veramente un sacco. Cioè tu hai curato il mio esordio radiofonico. Diciamola tutta. Sì, ci siamo divertiti. Dai. Molto. Anche a Berlino, seguendo la Berlinale, questo festival. Tutto vero, ci conosciamo da un bel po' e che bello ritrovarci per parlare di concerti senza limiti di persone, senza mascherine, senza tante robe che insomma a cui ci siamo abituati malissimo per 2 anni. Sì, hai detto bene, perché facciamo un gioco di memoria. Gli ultimi grandi festival dove c'era la gente che ballava abbracciata, eccetera, d'estate, sono nell'altro decennio, ragazzi, dal 2019. Nell'altro decennio, fa impressione se uno ci pensa. Sì, 2019, sì, perché sì. Poi 2020 io ho fatto in tempo a vedere Willy Peyote alla Concordia. non l'hai fatto. E poi chiuso tutto, fine. Chiuso. Poi tutto sta serrato, come si dice, serrando giù. Sì, stiamo uscendo dall'ibernazione, proviamo a partire. Con i concerti, ragazzi. E dai, si riparte alla grande. Hai tirato fuori un bel cartellone per questo Flowers. Sì, mi sono divertito. Abbastanza vario, no? Quindi anche anagraficamente, quindi parti dal Comi, che sai, fino a gennaio chi lo conosceva. Adesso e invece no, adesso fatto, siamo tutti lì a giocare con le doppia R di Ercomi, Ercomi. Tra l'altro ho appena pubblicato una foto con Fedez, che pare siano molto amici, quindi. Quindi parti da lì, arrivi a poi un mondo anagrafico più adulto con Carmen Consoli, Scancanense, ok. Quindi ho giocato così, ho avuto delle cose... un po' per tutti, proviamo a ritrovarci tutti, tanti appuntamenti. Per tanti gusti, sì, per tante età, in effetti. Tra l'altro hai nominato gli Scancanensi, stiamo parlando della loro celebrazione dei 25 anni, no? Sì, ma è una bella storia, perché Skin è come se l'Italia l'avesse adottata, no? Cioè, vero. L'ama molto, viene considerata quasi un'artista italiana. Sta storia mi piace tantissimo, la trovo molto carina. Ah, tra l'altro ha scritto anche un bel libro che vale la pena leggere, insomma. Poi, sì, è una bella storia. Poi abbiamo Caparezza, Carmen Consoli, Manuel Agnelli, che si porta dietro la band di X Factor. Sì, Manuel è una storia interessante anche lì. Lui sta ridefinendo il suo contorno da artista a 360 gradi. Il prossimo anno sarà a teatro, interpreterà il ruolo di David Bowie. Wow! Un'opera che si chiama Lazarus. Si sono messi insieme 4 teatri grossissimi italiani, tra cui anche il Teatro Stabile di Torino, hanno preso i diritti. E quindi lui in questo momento sta pensando a questa cosa, no? Un Agnelli potenziato. Che voglio dire, guarda, se penso a David Bowie, chi potrebbe interpretarlo, in effetti, adesso che me l'hai fatto proprio immaginare e vedere, cioè non c'è altra persona altro che lui. Che figo! Sta ragionando su di sé come artista a 360 gradi, ha fatto dei brani nuovi molto oscuri, molto duri, però molto, molto fighi, bellissimo. Bello, siamo molto molto contenti di tornare a ripopolare la lavanderia a vapore di Collegno. Tra l'altro GRP regalerà i biglietti per gli inviti per assistere a questi concerti. C'è veramente un cartellone infinito dal 29 di giugno fino al 16 di luglio, che spazia davvero dai classici ai giovanissimi, tipo Ariete, gli Eugenio in Via di Gioia, insomma Massimo Rover. Perigo, Rover, di tutto. Di Torre la Piaga, tutto quello che puoi immaginare. È vero. Hai messo insieme veramente un bel cartellone e siamo molto contenti. Senza tralasciare ovviamente i piemontesi, perché gli Eugenio sono piemontesi, Willy è piemontese, ci sta, si gioca in casa. È mezzo torinese, dai, è molto legato alla città. È vero. Anche lui. E devo dire che i torinesi stanno premiando i loro artisti, perché Willy fa dei numeri impressionanti. Ti posso dire già oggi che ha già venduto più di 5.000 biglietti di Peyote. Ecco, allora tienicene da parte un paio che dobbiamo regalarli anche noi, mi raccomando. Fanno numeri da superstar, davvero. Ma sì, ma è bravo, è bravo.
da Torino i suoi artisti. E poi meno male, profeta in patria, ecco, finalmente, no, esatto. Sì. Sennò di solito siamo abituati a lasciarli andare i nostri artisti, invece no, che siano profeti in patria, ecco. Come la tua voce meravigliosa che poi è tornata in patria. Certo, ma io sono contentissima di essere tornata in patria, devo dire. Esatto. Fabri, ti mando un bacio immenso, ci vediamo alla Lavanderia Vapore a Collegno dal 29 di giugno al 16 di luglio, Flowers Festival che torna finalmente, ma tanto ne parleremo ancora. E vi aspetto tutti uno per uno. Dai ragazzi. Ciao. L'abbiamo nominato Willy. Eccolo qui con la sua ultima. Eccolo. Ciao. GRT.